Mi sono bloccato. Eccoci qua, continuiamo il nostro programma di aggiornamenti dagli altri paesi europei, dopo aver visto cosa succede nel Regno Unito e nella Svezia. Andiamo per la prima volta in Germania e quindi abbiamo Chiara e Mark. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. E Matteo. A questo punto, Ciao. ciao Matteo. Prima di cominciare, al solito, facciamo un paio di minuti di presentazione. Via per Chiara e Mark, forza. Allora, io sono Chiara, sono libero professionista, lo ero già in Italia e poi qui ho solo cambiato partita IVA. Sono sua moglie, per colpa sua che siamo qua, o grazie a lui. E abbiamo 3 figli, che adesso sono 2 a scuola e 1 all'asilo. E basta, questo è Mark. Sono Mark, ciao a tutti, Mark Aurelio, ma per brevità ciao Mark, e sono qui con Chiara ovviamente, con i nostri figli, ci siamo trasferiti 8 anni fa, principalmente per il mio lavoro, poi ci è piaciuto e siamo rimasti. Perfetto. Se capisco bene, voi siete anche, diciamo, seguite un po' il canale Liberi Oltre, quindi Assolutamente sì. assolutamente, se possiamo innescare questo meccanismo virtuoso, se insomma qualcuno di quelli che ci sta guardando, che devono mettere i like, perché altrimenti, e far iscrivere gli amici al canale, perché altrimenti, come diceva qualcuno, la papera non galleggia, si scarseggia l'acqua. E niente, presentiamo ancora Matteo. Vai Matteo. Allora, io mi chiamo Matteo, sono milanese, vengo da Milano dove ho fatto ingegneria e dopo che ho finito i miei studi nel 2011 cercando lavoro un po' per caso direi, ho trovato una posizione interessante qua in Germania, software nell'ambito aerospace e quindi mi sono trasferito qua e ho cominciato a lavorare in Germania dove sono rimasto fino ad adesso. Fantastico. Allora, prima di entrare nella parte, diciamo, di aggiornamento su quello che sta succedendo adesso per il Covid e quindi siamo alla seconda ondata, visto che insomma è il primo intervento che facciamo sulla Germania, spenderei qualche minuto nel parlare diciamo, del lockdown, della prima ondata, perché un'altra delle cose di cui ci siamo accorti guardando gli altri paesi è che spesso, anche da un punto di vista giornalistico, si parla di lockdown in Norvegia, lockdown, non so, in Austria, in Francia, senza però tenere conto che spesso e volentieri stiamo parlando di oggetti diversi. Cominciamo con Chiara e Mark. Com'è stata la prima ondata in Germania? Allora, io ne posso dare più una prospettiva su quello che ha riguardato la scuola, perché noi a marzo avevamo un figlio in seconda elementare e 2 figli all'asilo e in un primo momento le scuole hanno chiuso per 3 settimane collegate alle 2 settimane delle vacanze di Pasqua. E questo, diciamo, è stato il primo blocco delle scuole e non si sapeva cosa sarebbe successo dopo, quindi solo poi successivamente è arrivata la comunicazione che no, sarebbe stato posticipato l'ingresso a scuola. Questo ha causato dei drammi familiari perché dopo le prime 5 settimane lavorare entrambi a casa con 3 figli in casa, fino all'obiettivo delle vacanze di Pasqua ci siamo arrivati abbastanza tranquilli. Quando poi hanno detto no, non riapriamo, c'è stato un attimo un crollo. Compreso da parte dei bambini che non erano certamente contenti di essere a Quindi casa. diciamo, un primo punto fermo è la chiusura delle scuole, quindi in qualche parte. Esatto. Nonostante di adesso noi abbiamo un lockdown con le scuole aperte, che è un po' una versione, se vogliamo, svedese. E qui invece, per quanto riguarda poi la gestione dei genitori, c'era l'obbligo di lavorare da casa, c'erano dei sussidi, come è stata gestita, insomma. Non era proprio un obbligo, è stato fortemente consigliato e tutte le aziende si sono in pratica adeguate. Penso che Matteo possa confermare che c'è stata in generale una spinta a usare al 100% il lavoro da casa dove possibile. E per quanto riguarda le fabbriche, la produzione è calata un po' da sola, un po' per cercare di limitare il lavoro, però magari in molti casi non chiusa del tutto. Per quanto riguarda gli uffici, invece, l'home office era generalizzato. Quindi io, come tanti altri genitori, e come lei che lavora normalmente a casa, eravamo a casa con i bambini.
Ottimo, Matteo. Guardando sempre al primo lockdown, tu mi dicevi sei milanese, io ti posso dire, ti saranno arrivate, non so se hai visto, insomma, ti saranno arrivate le foto, era, diciamo, lo scenario girare per Milano, anche per le attività consentite, che erano fare la spesa, eccetera, era abbastanza spettrale. Il primo lockdown in Germania com'è stato? Com'era la situazione? Si poteva uscire? Qui, ripeto, non era consentito, diciamo, dopo una fase iniziale, anche l'attività, e c'è stata la polemica su andare a fare jogging, eccetera, quindi, diciamo, anche l'attività sportiva prenderà, anche quello che, diciamo, in realtà dovrebbe essere, come posso dire, funzionale a un normale mantenimento, bisognava stare entro 200 metri di casa, poi non si poteva fare. Abbiamo assistito a delazioni, videoriprese, insomma, com'era la situazione in Germania invece? No, allora, qua sulla, diciamo, vita privata, limiti alla persona non ce n'erano realmente, nel senso che se io volevo, potevo andare in giro dove volevo, potevo andare al parco, al lago, sul fiume, non so. Queste cose erano tutte aperte. Chiaramente i ristoranti erano chiusi, la maggior parte dei negozi erano chiusi, cinema, teatri chiusi, palestre e piscine chiuse, quindi non è che si potesse fare granché fuori, però stare all'aria aperta nel bosco così assolutamente tranquillo. C'è da dire però che secondo me le persone l'hanno presa molto seriamente, nel senso che anche se magari avevi appuntamento con degli amici per andare a fare la scampagnata, ti hanno telefonato e detto guarda, vista la situazione corrente è meglio di no. Per cui anche cose che era tecnicamente possibile fare, poi in realtà la gente non le faceva. Dal punto di vista lavorativo invece, se posso aggiungere qualcosa a quanto ha detto Marco e Chiara prima, sì, come persona che lavora in ambito IT, io ho semplicemente cominciato a lavorare da casa al posto che dal mio ufficio, con poche differenze, è andato tutto abbastanza bene. Sarebbe stato molto più difficile alcuni anni fa, ma adesso non ci sono stati problemi. È stato un dramma per quelli con i figli a casa, è vero. Infatti da noi abbiamo anche dovuto cercare arrangiamenti specifici per queste situazioni, per dire ok, rilassiamo gli orari di lavoro, diamo completa flessibilità ai colleghi, facciamo sì che qualcuno possa lavorare anche magari sabato e domenica per mettere qualche ora che poi va a togliere il giorno in modo da lavorare durante la settimana in turni diversi tra marito e moglie per potersi tenere i figli a casa. Perché sennò ovviamente non è possibile che entrambi i genitori lavorino 8-17 da casa con i figli. Però bene o male si è sopravvissuti abbastanza bene, soprattutto durante le prime 5 settimane, poi un po' di incertezza con la riapertura. Probabilmente un grosso relax quando hanno riaperto i cosiddetti kita, almeno parzialmente, part-time, perché quindi i bambini dell'età dell'asilo hanno ripreso ad andare all'asilo. Queste sono state le cose più problematiche. Il resto non è stato un gran problema. C'è stata meno gente in giro in auto, perché sono stato un paio di volte in ufficio, benché abbia lavorato il 90% del tempo da casa, e ho notato che in genere io parcheggio in un parcheggio pubblico vicino alla stazione che ha 6 piani e ho sempre parcheggiato al primo piano durante il periodo del lockdown, mentre in genere andavo su al quarto e quinto quando vado in ufficio, per cui c'era molta meno gente in giro, almeno questo è il mio feeling. Ok, quindi se posso dire, diciamo, almeno durante la prima ondata, sostanzialmente anche in Germania c'è stata la chiusura, insomma, delle scuole. Tra l'altro è una cosa in cui noi abbiamo fatto vedere anche, c'è stato invece un video della Norvegia nel quale anche loro sostanzialmente si sono detti in qualche modo in parte pentiti di questa scelta. E però, insomma, ci sono state delle soluzioni. Mentre altra cosa rilevante, volendo fare il parallelo con l'Italia, la circolazione, ancorché i negozi fossero chiusi, era consentita e quindi il grosso dei limiti è un punto fondamentale, erano di carattere soprattutto per le famiglie. Okay. E sì, il fatto che si potesse uscire di casa, che quindi i bambini non fossero chiusi in casa, è stato quello che ha impedito alle persone veramente di raggiungere dei limiti di stress tremendi. Quindi tutti i pomeriggi si poteva uscire con i bambini in bicicletta, andare nel bosco, camminare, correre, farli giocare a calcio. Certo, non farli incontrare in gruppi di squadre di 10 bambini, ovviamente, però uscire era consentito. E questa, secondo me, è la più grossa differenza con le colleghe che lavorano in Italia, le quali si sono trovati i bambini che non potevano uscire dalle 4 mura di casa, e per loro è stato molto più stressante che per noi, insomma.
Ottimo. E invece per quanto riguarda il discorso, magari che io ve lo leggevo anche nelle note di Matteo, che poi metteremo sul video, la struttura della nazione tedesca che è federale, è praticamente com'era il rapporto tra il centro e gli enti territoriali? C'erano delle differenze, misure? Perché un'altra delle cose di cui si discute tanto adesso in Italia è la relazione tra misure a carattere esclusivamente nazionale, quindi blocco per tutti, e invece altre magari misure di carattere regionale. Peraltro oggi, insomma, il grosso, anche vediamo in Inghilterra, eccetera, il grosso delle misure è differenziato sul territorio. Lì come è stato gestito? Sempre la prima ondata. Se posso dire qualcosa io, il mio feeling è che la maggior parte delle decisioni sono prese regionalmente. Quindi esiste una legge quadro nazionale su come gestire le pandemie, però poi le decisioni pratiche, implementative, sono prese dalle diverse regioni. E quello che cerca di fare il centro è di trovare consenso tra queste regioni, cioè mettere d'accordo su un approccio comune. E dove il centro, secondo me, ha un grosso punto di forza è quando è necessario metterci soldi. Perché tutte le volte che è necessario finanziare qualcosa, le regioni devono andare a bussare alla porta di Berlino, fondamentalmente. Se le aziende sono in cassa integrazione, quindi serve una cassa integrazione straordinaria, servono più soldi per questo, quell'intervento, la capacità finanziaria del governo federale è enormemente superiore. In questo modo cercano di definire un consenso. Secondo me all'inizio, nel primo lockdown, non è stato fatto particolarmente per quanto riguarda le misure pratiche, nel senso che leggevo in internet che c'erano alcune misure prese in Baviera, alcune misure prese in Baden-Württemberg, alcune misure prese qua in Assia, abbastanza simili. Secondo me la Baviera e il Baden-Württemberg sono state un po' più rigide, per esempio vietando l'accesso a centri storici o cose del genere, mentre in Assia non realmente. Potremmo anche fare battute sul fatto che non ci siano centri storici, però. Per motivi storici chiari. Ok, e quindi sì. Per chiudere magari sul primo lockdown, e quindi chiedo a Chiara e Marca, e la percezione generale della reazione del pubblico, quindi le persone, quelle quando si poteva uscire, avevano tutti la mascherina, mantenevano tutte le distanze, la percezione generale è com'è stata, diciamo, meno traumatica di quello che vi è arrivato un po' dall'Italia, di queste cose apocalittiche con le delazioni, qual è la vostra impressione? Ma sì, la mia impressione è che quando una misura viene non vietata ma consigliata, questo si è immediatamente recepito. E per me è stato impressionante veramente all'inizio quando è stato detto: signori, adesso basta stringere la mano, nessuno ha più stretto la mano. Non ho più visto stringere le mani da notte. Sono una gran fiducia proposto dal governo. E in generale c'è una risposta positiva e coerente. So che ci sono stati anche delle manifestazioni a Stoccarda, famoso il no mask, cose di questo genere, ma da quello che capisco è una minoranza, insomma. È una minoranza abbastanza scoordinata, chiaramente una certa percentuale di persone che non capisce, che non recepisce, che comunque vuole ribellarsi in ogni modo c'è, e si fa un po' sentire, ma è abbastanza folcloristica, non è un movimento vero e proprio. E per quanto concerne, chiudo l'ultima, poi facciamo magari un aggiornamento più recente, quanto concerne invece le misure di sostegno ai lavoratori, alle imprese, diciamo i soldi sono arrivati i soldi, c'è stato un divieto di licenziamento come in Italia, piuttosto che un focus maggiore sui sussidi di disoccupazione, la reazione più o meno com'è stata nei confronti, diciamo, di magari delle misure cosiddette, non so, di ristoro, di sostegno? Se mi fate tutte e due una. Ma c'è stata una reazione abbastanza veloce da parte a livello sia federale che locale. La contromisura più comune è il cosiddetto Kurzarbeit, che sarebbe tipo la cassa integrazione italiana, però è molto più utilizzato su base percentile, cioè un'azienda o un dipartimento decide 20% o 50% di Kurzarbeit, significa che i lavoratori faranno 20% di ore in meno, o 50 in meno, o 70 in meno, eccetera. Con una proporzionale riduzione
di quanto l'azienda deve pagare, che viene al 60% coperta dallo Stato. E questo è stato attivato, direi, immediatamente, almeno nei casi che conosciamo noi. In più ci sono stati sostegni diretti, sia per quanto riguarda i professionisti o le piccole aziende, sia anche direttamente per le famiglie. Noi abbiamo ricevuto direttamente sul mio conto corrente 200 qualcosa euro per ogni figlio a carico. Extra solo per il supporto della condizione. Ecco, Chiara, e quindi invece per le partite IVA, mi dicevi che tu, se capisco, sei libera professionista, lì il passaggio c'è un senso di coinvolgimento, cioè si nota come in Italia la differenza di trattamento rispetto ai dipendenti oppure no? No, per certe cose sì, quella più eclatante, ma non c'entra con la pandemia, è il discorso dell'assicurazione sanitaria, che noi dobbiamo averla privata e non abbiamo accesso a quella pubblica, diciamo, se non non automaticamente, poi ci sono dei modi appunto per accedere. A quello sui matrimoni, tipicamente. Per quanto riguarda invece i sostegni legati al coronavirus, bisognava fare richiesta e sinceramente io non mi sono mossa in questo senso, perché io ho avuto la fortuna che i miei clienti hanno tutti lavorato anche durante il lockdown, quindi non ho fatto richiesta e quindi non so come va la pratica. Per fortuna non avevi diritto a questo sostegno, che è una buona cosa. Ottimo. Matteo, se vuoi aggiungere qualcosa sul profilo, diciamo, delle misure di incentivo, altrimenti andiamo direttamente, insomma, all'aggiornamento sulla situazione di adesso. Come preferisci? Ma in realtà non ho molto da dire, perché da me si è continuato a lavorare, diciamo, come se nulla fosse per certi versi. So che è stato introdotto un bonus da fino a 1.500 euro che le aziende potevano dare tax free per aiutare i dipendenti che avevano problemi o che volevano essere premiati, insomma, non so. So che sono state prese altre misure di sussidio su base aziendale. I nostri clienti ci hanno detto che si poteva continuare tutto normalmente, avrebbero capito anche se c'erano dei problemi relativi al Covid, perché alcune cose non andavano bene, però non ci sarebbero stati problemi. Ottimo. E quindi invece ora com'è la situazione? Quali differenze rispetto al primo? Qual è la percezione? Chiusure? Come va? La più grossa differenza la vedete? Non ci sono i bambini a casa. Sì, la grossa differenza è che le scuole sono aperte e l'obiettivo appunto di queste misure nuove che sono partite da subito dopo le ferie di autunno, quindi dal 2 di novembre, l'obiettivo è dichiarato tenere le scuole aperte. Questo è proprio l'obiettivo. Quali asili che siano aperti. Le scuole hanno dalla quinta classe in avanti la mascherina tutto il giorno anche in classe, mentre le scuole elementari no, solo nei luoghi comuni, insomma corridoi, e gli asili sono aperti. Hanno cambiato il modo di organizzare gli asili in gruppi fissi, quindi i bambini che si frequentano sono sempre quelli. Questa settimana noi abbiamo un caso di coronavirus nell'asilo frequentato nostro figlio, per fortuna non nel suo gruppo, quindi è a casa solo il gruppo giallo per 2 settimane in quarantena, ma gli altri gruppi vanno regolarmente. Il concetto di bolla sociale è molto spinto, sia all'asilo che a scuola che nel tempo libero. Si cerca di mantenere un numero limitato di interazioni, di limitare le cose in cui gli eventi o le situazioni in cui si raduna in gruppi folti o ampi, per esempio i cinema, i teatri purtroppo per loro, però in questo momento sono chiusi del tutto, i ristoranti possono fare solo asporto, e queste sono in questo momento le misure più dure. Sono chiuse non con un orario, sono proprio chiuse 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Mentre le aziende sono praticamente come un mese fa o 2 mesi fa, come d'estate. Abbiamo semplicemente qualche piccolo aggiustamento sulle regole, ma le regole sono rimaste da giugno ad oggi le stesse: di tenere la mascherina nei locali pubblici, di fare più home office che si può, ma non è necessario farlo al 100%. Io personalmente vado 2 giorni a settimana in ufficio, mediamente. E certe regole per le mense, certe regole per le sale riunioni e così via, per mantenere distanze e limitare il numero di persone e i contatti.
Ottimo. Andrei quindi da Matteo e in realtà quindi se capisco bene le misure, diciamo l'andamento, la differenza sostanziale un po' come ovunque oggi la fanno le scuole e questo invece, questo secondo se vogliamo lockdown al pari del primo si sostanzia essenzialmente in una chiusura di esercizi commerciali, non nella limitazione delle, diciamo, nella circolazione delle persone e se capisco bene neanche nella limitazione nell'attività lavorativa, nel senso che è fortemente consigliato, diciamo, lavorare da casa, però in teoria chi vuole può andare a lavorare e semplicemente, diciamo, sono chiusi i negozi e si cerca di mantenere queste bolle. I negozi in realtà non sono chiusi. Alcuni posti sono chiusi, cioè le cose relative al tempo libero, tipo centri massaggi, piscine, queste cose sono chiuse, ma i negozi normali mi sembra che sotto determinate regole che sono le stesse dalla primavera siano aperti, per dire tot metri quadrati di spazio nel negozio, tot persone che possono entrare contemporaneamente con la mascherina, punto. Però non ci vedo nemmeno tantissime persone nei negozi, a parte questo, però quindi un altro flessibilità in più, è proprio il tempo libero che è stato chiuso. Il tempo libero è chiuso. Per quanto riguarda i movimenti, invece, è sconsigliato viaggiare e gli hotel, guest house e quant'altro non possono prendere persone in giro per turismo. Quindi il movimento per turismo, almeno in Baden-Württemberg, il movimento per turismo non viene fatto. Invece per i viaggi di lavoro si possono fare, anche se leggevo che sono concessi, ma cercare di limitare, insomma. E anche lì vale un'autodisciplina delle aziende. Nel mio caso, per esempio, il nostro management ha istituito qualche regola in modo da essere sicuri che solo i viaggi di lavoro molto importanti vengono fatti, gli altri vengono sconsigliati, si cerca di evitarli, si cerca di fare online, altrimenti si chiede un permesso e fondamentalmente si può fare, però in numero molto limitato. Sì, su questo non ho molto da aggiungere. Quello che aggiungerei è un po' la mentalità, cioè come la gente lo prende, perché la gente tende ad essere molto concerned per queste cose. Per esempio io ho un collega che lui ha i pneumatici invernali a casa dei genitori e non è ancora andato a prenderli perché sta tenendo distanze sociali dai genitori, per fare una battuta. Ho un altro collega che so che lui ha la madre ultra novantenne da qualche parte in Vestfalia e lui penso già normalmente l'andava a trovare una volta ogni 3 mesi. Adesso penso non potrà nemmeno più andare a trovare perché è vietato l'accesso alle visite nelle RSA. Però appunto le distanze sono tenute dalle persone in maniera abbastanza stretta, soprattutto da certe categorie di persone. Questo forse è un punto importante perché in generale per lo stile di vita tedesco gli anziani hanno molti meno contatti con i loro discendenti, diciamo, rispetto all'Italia. È rarissimo che i genitori vivano a stretto contatto con i nonni, insomma, i padri, i genitori anziani abbiano i figli oppure i nipoti nelle vicinanze. Di solito c'è una certa distanza anche geografica e se non c'è, è stata in questo periodo tenuta apposta una limitazione nelle interazioni tra i bambini e i loro nonni, per esempio. E questo l'ho visto tantissimo ed è una grossa differenza con l'Italia. Ma anche i figli ventenni in realtà sono fuori di casa completamente. Sì, sì, sì. Dai 20 anni in su, tipicamente i tedeschi sono fuori di casa. Con i nonni non c'è, insomma, come noi del nonno in casa, che è, diciamo, abbastanza frequente in Italia, piuttosto che dei ragazzi adesso, insomma, dei figli che restano magari in casa anche fino a 30 anni, che ne so, insomma, in età abbastanza avanzata. Io per lavoro ho abbastanza a che fare con degli studenti, sono tutti vivere già dai 20, 21 anni, sono ancora studenti universitari, ma vivono ben distanti dai loro genitori e li vanno certamente a trovare, si sentono, ma è molto più infrequente che vivano dai genitori rispetto agli universitari italiani. Questo ha sicuramente un'influenza. E non è quasi abbastanza raro il nonno babysitter, il nonno e la nonna che regolarmente vanno a prendere il bambino all'asilo perché i genitori sono in ufficio. Questa cosa è praticamente inaudita. I nonni vedono i nipoti una volta a settimana, una volta al mese, ma non perché hanno delle incombenze domestiche regolari. Quindi sono anche la distanza si può gestire subito con poco sforzo.
E quindi, diciamo, se non lo fanno i nonni, diciamo, da un punto di vista invece del welfare state, come strutture e servizi offerti alle famiglie per gestire i figli, ci sono, aprono prima, ci sono babysitter, come funziona? Cosa sostituisce i nonni? È molto diverso. Nessuno sostituisce. Sono i genitori che hanno orari di lavoro adatti alla cura della prole. Almeno uno dei due genitori mediamente alle 3 fuori dall'ufficio. Il che vuol dire magari che inizia a lavorare alle 6:30 di mattina. Sì, esatto. Ci sono molti che lo fanno. Per esempio un genitore va a lavorare presto, l'altro genitore va a scuola con i bambini. Il genitore che è andato presto esce quindi prima e li va a prendere e sta il pomeriggio con i bambini. E quello che invece li ha portati, che è entrato dopo, esce più tardi e arriva magari per andarli a prendere allo sport oppure direttamente per cena. Che poi voglio dire, diciamo, lo sfasamento temporale è anche probabilmente la misura più ovvia di distanziamento anche nei confronti degli anziani, però insomma se ne sente parlare di meno. Io direi che come testimonianza della Germania, secondo me è stato abbastanza utile come primo video, poi magari se avete voglia facciamo qualche aggiornamento più avanti. E vi chiederei in chiusura, o come diciamo nota un pochino più generale, anche una delle cose importanti secondo me è quella che è la percezione da parte dei cittadini del rapporto nei confronti delle istituzioni, perché una cosa che abbiamo visto abbastanza ricorrente in conversazioni con la Svezia, cioè il messaggio se i cittadini hanno la percezione che il governo abbia la situazione sotto controllo, se la comunicazione delle istituzioni è chiara, trasparente, tempestiva, se si capisce quello che sta succedendo e perché sta succedendo, e soprattutto se c'è una generale, non so, senso di fiducia / sfiducia nei confronti del futuro, cioè se si ha l'idea che questo è qualcosa che è un momento difficile che però viene gestito e che passerà, oppure se avviene il contrario. Non so, cominciamo con Chiara e Mark e poi facciamo chiudere a Matteo. Sì, la risposta è sì a tutte le domande che hai formulato. Cioè, la popolarità del governo e di Angela Merkel in persona in questo momento è ai record assoluti, soprattutto per lei in persona. La fiducia certamente ci sono anche delle percentuali di sfiducia, ma in generale c'è una fiducia molto solida rispetto all'operato del governo federale e dei Land, e si vede anche, si percepisce anche nelle persone, non si sente quasi mai qualcuno dire queste misure sono cavolate. Magari c'è gente che subisce la difficoltà, come anche noi stessi nel primo lockdown, ma normalmente viene associata alla difficoltà oggettiva del momento. La chiarezza della comunicazione, della motivazione viene assolutamente percepita e condivisa. Sì, questa io non so francamente negli altri Länder. In Baden-Württemberg c'è, a parte la fiducia in Angela Merkel, lei stessa, anche nel nostro di presidente del Baden-Württemberg, Kretschmann, è una persona assolutamente che viene percepita positivamente, con grande fiducia, un signore di una certa età che parla con l'accento locale, che legge le favole, che legge le favole ai bambini durante il lockdown, con un forte accento svevo. Sì, è percepito positivamente, non ho sentito nessuno lamentarsi, a parte della difficoltà oggettiva. Matteo? No, direi che sottoscrivo quanto detto da Chiara e Marca. Anche qua direi che vi è un elevatissimo grado di fiducia nello Stato e nelle istituzioni dalla parte della maggior parte delle persone. Gli unici a non essere d'accordo sono pochi gruppi di persone. Personalmente io sono sempre molto critico, però diciamo generalmente vi è una fiducia nelle istituzioni. Si sa che sarà una cosa diciamo fastidiosa, che andremo avanti, prima o poi passerà, forse arriverà il vaccino, anche se ci hanno detto in televisione che potremmo non essere i primi a prenderlo, però più o meno la gente si fida che le cose funzioneranno, diciamo in questi termini. Anche sul governo locale non ci sono grandi problemi. Ogni tanto localmente appaiono norme un po' buffe, secondo me, che poi si riaggiustano. Nel mio comune, per esempio, era obbligo di mascherina sul marciapiede nord della strada principale, ma non sul marciapiede sud, perché il marciapiede nord contava come area pedonale. Però queste sono le mini miglie locali, per il resto va tutto bene.
strano, certo, capita e si presta poi a battute, a ironie, ma sono, sì, piccole cose, non è una sfiducia. Assolutamente. L'importante è che non ci siano notizie di qualcuno che prende le multe, diciamo, per questo genere di cose, perché noi abbiamo visto purtroppo anche di queste cose, insomma, pare che ci fosse a Torino un caso in cui c'era un parco che faceva parte di una strada e c'era una madre con un bambino che alla fine è stata multata perché c'era una differente interpretazione sul fatto che il parco fosse strada, cioè lei pensava di essere sulla strada, invece per i controllori quel tratto faceva parte del parco dove non si poteva andare, quindi insomma vi lascio immaginare, non ci facciamo mancare niente. Da quello che so è stato detto alla polizia di ricordare alle persone di rispettare le norme, ma non stanno realmente multando persone che non rispettano le norme. A meno che non sia proprio... Tuttavia sì, però sono state multate delle persone. C'è stato un aneddoto, noi viviamo in un paese in cui il gruppo, la banda degli strumenti a fiato, tutte persone su una certa età tra l'altro, si sono trovati su una collina a provare con i loro tromboni e una persona li ha segnalati e sono stati multati dalla polizia. Però, a parte la cosa buffa, poi c'è stato chiaramente in paese un'indagine su chi fosse quello che aveva denunciato il gruppo dei fiati. Il delatore anche, sarà stato un italiano forse. Noi no, però. Può darsi, ma non noi. Va bene. Ragazzi, allora ringrazio tutti, ringrazio Chiara, Mark e Matteo. E questo aggiornamento dalla Germania è stato secondo me utile. Aggiungiamo un paese, anzi se qualcun altro che ci guarda vuole aggiungersi a questa catena, visto che sostanzialmente voi vi siete proposti vedendo gli speciali sugli altri paesi, quindi magari se c'è qualcuno che ci vuole raccontare qualcosa, non so, dalla Francia, dalla Spagna, che non abbiamo ancora coperto, siamo qua. Ricordate di mettere like ai video e di far iscrivere tutti al canale, perché diciamo è il meccanismo che ci serve per far crescere questa iniziativa. E tutto a posto, vi ringrazio ancora. Grazie Massimo, grazie mille. Grazie. Mettete like. Ciao.